liking e dolce vita. This time we got it right. We're living like in a dolce vita. Gonna dream tonight. We're dancing like in a dolce vita. With lights and music on. Our love is made in the dolce vita. Nobody else than you. Dudi Coppe fanno un omaggio quasi alla bandiera italiana, abbiamo vestito di bianco, un vestito di verde, ma anche vestito di rosso, senza allusioni politiche. Amici italiani, perché Massimo rappresenta, credo, uno dei comici che è partito dal nulla, andando a esibirsi, credo, al derby di Milano e tentando questa fortuna che poi ha riso, e purtroppo la fortuna non arride a tutti, giusto caro cabaret, Salvo? Cabaret Massimo Boldi, cabaret. Sì. A proposito dei cabaret, Massimo Boldi esordì al derby 40 anni fa, voi siete parte integrante di una trasmissione cult siciliana che è insieme, che vi ha dato un po' il trampolino di lancio quest'estate, tante serate, tanti avvenimenti che vi vedono coinvolti per il pubblico siciliano e non solo. Assolutamente, perché vedete, io credo che insieme sia il derby milanese riapplicato agli anni 2000, perché veramente ha consacrato tantissimi comici e noi ci sentiamo di essere onorati di aver iniziato a fare questa trasmissione da almeno quasi un decennio. Sì, quasi un decennio. Questa coppia mi sa che si è allungata un po' nel tempo. Studio di coppa. Siamo bicchierelli, grave, anche, abbiamo guarda. Iniziato questa intervista con una falsa partenza, non mi hai avvisato, sono ancora con la gomma da masticare, per me, scusa Salvatore, tentiamo non la sputare, la prendo dopo, grazie, sarà sempre buona, certo, non si butta niente. Quindi un trio, che se abbiamo una donna possibilmente vestita di rosso, completiamo questa bandiera italiana. La donna di bastoni, visto che siete due di coppe, uno di coppe, no, ma la donna di coppe è rossa. È sì, perfetta, è la donna di grossa, rossa di colori. Non capisce. Tra poco incontrerete Massimo Boldi, cosa chiederete a un'icona della comicità italiana? Emozionati sicuramente. Siamo già emozionati già da 48 ore circa, no? Sapendo sì, che dovevamo venire qua. Anzi, ringraziamo l'organizzazione nella persona di Francesco Grasso, che è un management, un caro amico e una persona straordinaria che veramente ha portato ad AC Catena un evento favoloso in collaborazione con il comune di AC Catena. E vi dicevo, cosa chiederò? Io credo che chiederò un aneddoto privato di qualcosa successa sul set a Massimo Boldi. La stessa domanda che voglio fare, figurati, perché giustamente conoscono tutti il lato artistico di Massimo Boldi, però qualche aneddoto specifico glielo chiederemo. Un saluto per gli amici di Track TV, lo vogliamo fare insieme tutti i coppa? Certo, seguiteci. Chi ti camanza un soldo? No, però seguiteci solo quelli che disinteressatamente siete vicini al Duo di Coppa e soprattutto a Track TV. Ciao! Sì, adesso è andata un po' la tensione per questa organizzazione di Cine Nostrum, è già partita sabato con Massimo Boldi, adesso siamo andati già lunedì, altri 4 giorni di grande cinema con un ospite d'eccezione. Sì, siamo quasi a metà strada, in un certo senso sì, devo dire è andata molto bene dalla prima serata ed è continuato fortunatamente molto bene, grande afflusso di pubblico, Massimo Boldi si è veramente dato tantissimo alla gente, al suo pubblico, ai bambini, non si è veramente risparmiato da nessun punto di vista e quindi continuiamo la nostra settimana del cinema, tante novità ancora ci aspettano delle sorprese tipo Lino Banfi domani sera su questo palco, ci aspetta Paolo Conti il 31, per cui siamo ancora qui a vivere tutti insieme la settimana del cinema di AC Catena. Le faccio la stessa domanda che ho fatto al sindaco,
personaggio conosciutissimo da tutti, dai grandi ai più piccoli, Massimo Boldi, e nella vita normale, chiamiamola così, che persona è? È esattamente per come lo abbiamo visto in scena, ma questo non perché noi stiamo a contatto con lui veramente poco nei ritagli di tempo, poi alla fine loro sono qui a rilassarsi un attimo in Sicilia, perché ce lo raccontano anche le sue figlie, che alla fine il Massimo Boldi a casa è quello lì che cazzeggia, che canta, che fa le battute. Così come si vede nel cinema? Esattamente per come lo vediamo, esattamente lui, anche nella vita privata. Cosa ha apprezzato di più della nostra Sicilia? Credo che stamattina, guardi, hai esattamente apprezzato una bella granita. La granita. Quando l'ha apprezzata, e subito dopo a pranzo ho apprezzato anche un arancino. Però no, in realtà ho apprezzato un po' tutto. Mi ha raccontato un aneddoto simpatico di quando più di 30 anni fa venne a fare uno spettacolo qui chiamato da Pippo Baudo. Quindi no, vabbè, comunque sia, ama tantissimo la Sicilia e ci ha dichiarato peraltro che d'altronde ovunque giriamo ci stanno moltissimi milanesi. Dice, ma cavolo, ci stanno più milanesi in Sicilia che siciliani a Milano. E al contrario. Esattamente. E quindi no, è stato veramente molto bene, quindi è bello. Grazie mille, direttore. Grazie. I came up yesterday. I'm so alone in the Dolce Vita. Oh baby, telephone. This magic's gone in the Dolce Vita. Nobody else than you. Silence night, together with our love again. Another life before we join darkness. Say you never leave me now. Say you're gonna love me. It's silence night, together with our love again. Another. Sindaco, piano Umberto strapiena di gente per questa serata, naturalmente tutti aspettano il grande ospite Massimo Boldi. Sì, il pubblico partecipa festosamente a questo evento e quindi si diverte tutte le sere e non giudica, però apprezza, e questo è bello ed è significativo, perché inizialmente qualcuno su questo nome magari non era, come dire, tanto entusiasta. Ma dalla prima serata in poi, appena si è aperto questo spettacolo, la gente è totalmente favorevole ed apprezza questa scelta. D'altronde non è un caso se questo personaggio fa il record di incassi ad ogni anno, quindi il risultato c'è, è innegabile, c'è, si commenta da solo. Tutti conoscono il lato artistico di Massimo Boldi, un grande attore comico da 40 anni sulla cresta dell'onda. Lei l'ha conosciuto personalmente, che persona è nello specifico? Ma diciamo che dopo le proiezioni, quando andiamo a prenderci qualcosa, si parla così da persone libere, scopre come se lo conoscesse da sempre, una persona aperta, disponibilissima, con la battuta sempre pronta, e in quel caso non recita, in quel caso è l'uomo. Io ieri sera ero seduto a fianco della figlia maggiore e ho avuto modo di poter apprezzare questa signora con il particolare rispetto, come si prende tra virgolette cura del padre. Dice, io non seguo l'artista, io seguo l'artista e il papà, perché stargli accanto è un piacere. Grazie mille. Prego, grazie a voi. Assessore, un altro bagno di pubblico naturalmente per Massimo Boldi, piazza Umberto, piano Umberto naturalmente pienissimo come ogni sera. Sì, devo dire che con grande soddisfazione la piazza è stata stracolma. La prima sera si è avuta un'affluenza maggiore, ma siamo soddisfatti sia di ieri sera che di stasera, perché considerate che circa 1000 posti a sedere sono tutti pieni, quindi la piazza è stracolma veramente. Ci aspettiamo domani un afflusso maggiore, perché domani ci sarà la presenza di Lino Banfi e quindi probabilmente sarà ancora più piena la piazza. Una coppia del cinema importantissima, quella composta da Massimo Boldi e Lino Banfi, ma anche a Christian De Sica, per fare un terzetto d'eccezione. Con Christian De Sica eravamo al completo, devo dire, però non è stato possibile purtroppo ospitarlo quest'anno. Devo dire sì, un bel trio che ha fatto la storia del cinema italiano con i cinepanettoni, il cinema comico, che sicuramente è importante, anche se non è, se è sottovalutato, tuttavia è importante, perché è importante anche avere il film leggero che ci permette di ridere e di passare qualche ora in allegria.
Bello vedere anche Massimo Boldo fare i selfie, firmare autografi con tutti, perché è una persona veramente umile che si è messo a disposizione. Sì, devo dire che Massimo Boldi in questi giorni è stato disponibilissimo, si ferma spesso quando arriva e si fa i selfie, appunto, anche perché sta tutto il giorno, tutta la sera col cellulare a fare selfie, video, quindi una persona molto ma molto alla mano, così come le figlie. Grazie mille. Grazie a voi, buona serata. Io ho fatto parecchi film con Paolo Villaggio, che dedicherei un applauso personale a tutti quanti. E a grande Paolo. Dancing like in a Dolce Vita. Nobody else than you. Io Boemo da Romania, Romania da Boemia, porca put, in mia lingua, significa buon Natale. Massimo Boldo, sorpreso di questa accoglienza in Sicilia? Sì, sorpreso sì, ma soprattutto felice, questa è la terza sera, domani sera c'è un ospite, c'è Lino Banfi anche. Insieme abbiamo fatto alcuni film e andiamo a vedere che cosa succede stasera. Vediamo. Prossimo cine panettone in Sicilia? Una battuta? Sì, si potrebbe fare la cassata di Natale. Cosa le è piaciuto di più della Sicilia, oltre al cibo? Beh, Taormina mi è piaciuto, molto bello. La Cicatena le è piaciuto come città? Sì, sì, moltissimo, moltissimo. Poi il pubblico molto, molto caldo, molto caloroso, insomma molto bene. Grazie mille, a presto allora. Il caperone, tachicardia, è questo che volevi sapere. Grazie. Bravo. Ciao Giulia. Sì, sì, un saluto agli amici di Track TV. Grazie mille. Track TV, la TV che vuoi tu. E tu, e tu, e tu. E magari io. E vabbè.